In seguito allo sciopero dei lavoratori di FedEx e di TNT, Teresa Bovino, segretaria generale FILT-CGIL Torino, spiega il risultato dell'incontro avvenuto con il prefetto. Beh, innanzitutto il prefetto ha voluto comprendere meglio quali fossero le aziende coinvolte e anche conoscerle attraverso la testimonianza dei lavoratori. Noi siamo andati sopra appunto con dei lavoratori che lavorano in queste aziende da molto tempo, da 30 anni, quindi hanno saputo spiegare molto bene qual è la storia dell'Atraco, che poi è stata acquisita dagli australiani della TNT e poi è stata acquisita dagli olandesi. Poi c'era in ballo l'acquisizione di UPS e adesso invece è stata acquisita da FedEx, e i lavoratori di FedEx hanno potuto esprimere il loro assoluto incredulità di fronte al fatto che fino adesso non avevano mai nemmeno pensato, considerato di poter regredire, perché erano convinti di essere la punta di diamante dei Corriere Espresso in Italia e si sono visti in maniera così scioccante buttati fuori dalla loro azienda. Hanno spiegato molto bene ai lavoratori di FedEx come loro si sentano orgogliosi di appartenere a questa società e non capiscono invece come mai abbia scelto in questo momento FedEx di andare verso un modello che è sbagliato, che è quello di tornare indietro, di tornare agli appalti, alle esternalizzazioni, a far guadagnare meno i lavoratori, a dargli meno certezze e soprattutto a cancellare di fatto adesso 31 posti di lavoro solamente a Settimo, ma sono 81 i posti di lavoro che perdiamo in Piemonte e 23 sono i trasferimenti. Trasferimenti che il prefetto ha definito molto chiaramente dei licenziamenti. Sono dei licenziamenti trasferiti da trasferimenti, perché e poi senza nessuna prospettiva di crescita futura. La preoccupazione che è emersa anche da parte delle lavoratrici della sede di TNT è che tutta la sede possa essere spostata a Milano e Lombardia. Anche su questo abbiamo chiesto al prefetto, e il prefetto ci ha detto che la desertificazione del territorio di Torino non può essere accettata. Si farà quindi parte in causa con Castano dello sviluppo economico, perché passi questo messaggio della piazza e della grande adesione allo sciopero di tutti i lavoratori di FedEx e TNT e degli appalti di TNT. I vostri prossimi passi? Noi adesso abbiamo un incontro il 23 e il 24 a Roma con le aziende e il 25 al Ministero dello Sviluppo Economico. Il 22 alle 13 saremo davanti al Consiglio regionale del Piemonte per l'audizione. Questi sono i nostri prossimi passi per la prossima settimana. E poi naturalmente abbiamo ancora lo sciopero in piedi del 31 maggio e del 1 giugno. Se non avremo le risposte saremo di nuovo in piazza. Siete soddisfatti del risultato raggiunto oggi? Siamo soddisfatti perché quello che le aziende vogliono disunire si sta unendo. Questo è un grande risultato per noi. I lavoratori hanno capito che devono stare insieme e devono lottare per il proprio posto di lavoro. Questo è un grande risultato per le organizzazioni sindacali.